o la gente all'oppressione della vita quotidiana, spesso insopportabile, di sfogare tensioni, di esorcizzare paure, ansie, angosce. Per tanto tempo questa tradizione è stata bollata come superstiziosa e arretrata, senza nemmeno tentare di comprendere i motivi che la tenevano in vita. Ma siamo certi che la nostra scienza abbia trovato rimedi altrettanto efficaci ed innocui contro gli stessi inconvenienti? Che vale nell'insegnamento di De Padova e dei migliori insegnanti italiani, che sono pochi rispetto al bisogno, ma cominciano a essere parecchi, è questa capacità di fare una scuola della realtà, una scuola che sappia guardare e utilizzare la realtà. Questo è un aspetto. Ma c'è un secondo aspetto interessante, mi sembra, e cioè le cose che sono prodotte su questa via sono così nuove, così interessanti, che diventa quasi naturale sentire il bisogno di esportarle all'esterno. Cioè la scuola si riapre anche in uscita, per così dire, alla realtà con la quale è in contatto. Queste persone che hanno imparato, rimparato ritmi, danze, tradizioni del luogo dentro la scuola di De Padova, rivanno in giro per il paese, per i paesi vicini anche, con un enorme successo. Naturalmente queste nostre esperienze non potevano essere solamente così, rimanere a noi stessi o ai ragazzi che frequentavano la scuola, dovevano senz'altro andar fuori, uscire fuori, esplodere, ed infatti hanno avuto un risultato veramente magnifico, perché siamo usciti in piazza, sulle piazze del nostro paese, e abbiamo coinvolto tutti i cittadini, tutti si sono sentiti partecipi a questa scuola, perché giustamente a casa non tutti potevano, a casa mia non potevo ospitare tutti i cittadini di San Marzano.
Ma ancora la soddisfazione più bella è stata quando noi abbiamo portato fuori dal nostro ambiente, direi dalla nostra isola linguistica, abbiamo portato fuori la nostra esperienza nelle altre scuole. Siamo stati infatti nelle scuole della provincia di Taranto, a Montegasi, nella provincia di Cosenza, di Catanzaro, e le nostre esperienze mi pare che siano piaciute agli altri colleghi, agli altri insegnanti, a tutti. E a Montegasi vorrei citare un particolare molto bello, è stata forse la soddisfazione più grande che io abbia avuto. Una bambina al termine dello spettacolo che ha coinvolto poi, fra le altre cose, tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi. A Montegasi, dicevo, questa bambina è venuta da me a chiedere, ma quasi, non lo so, implorando, dove posso io frequentare questa scuola? Come posso fare? Posso venire? Eppure Montegasi è molto distante da San Marzano. Voleva sapere quale fosse la prassi per poter frequentare questa scuola. Quindi mi pare di aver fatto qualcosa anche di utile perché questo tipo di scuola possa essere praticato anche nelle altre comunità, non solamente albanesi, ma nelle altre comunità italiane, e non solamente della provincia, ma forse anche di altre regioni. Si potrà dire che la scuola di San Marzano è troppo particolare, diversa dalle altre, che certe sue manifestazioni, il folklore ad esempio, sono superate, fuori dal tempo. Ma De Padova è partito dalla cultura locale, non poteva fare altro. Si potrà obiettare ancora che l'esperienza di De Padova non sarebbe nemmeno concepibile in una grande città, dove generalmente le culture locali si sono perdute. Ma ovunque ci sono, o ci sono stati, un dialetto, una storia, un'arte, un costume, una religiosità, una filosofia, in altre parole, delle tradizioni. Si tratta dunque di rintracciarle, di partire da quelle, dal momento che non ci sono molti altri mezzi per restituire ai bambini, ai ragazzi, agli adulti, identità, consapevolezza di sé, sicurezza. Riteniamo perciò che l'esperienza di San Marzano sia significativa e ricca di indicazioni, di anticipazioni. L'aspetto più avanzato e originale rimane comunque il coinvolgimento dei genitori, degli anziani, la costituzione della scuola in comunità. La legge sull'istituzione dei distretti scolastici afferma: il distretto opera con l'obiettivo della crescita culturale e civile della comunità locale. A San Marzano, con De Padova, questa disposizione è già una realtà.